La domanda che mi fate più spesso è: Grax, consigliami un deck. Qual è il miglior deck per Arena 10, coppe, medagliette, gradini, ovunque? Grax è qui per rispondere, fa il suo lavoro, quindi vi chiedo ovviamente di lasciare di barattare le informazioni di Grax, che sono preziose, con un like. Clash Royale sta tornando, mi raccomando, 5.000 like. Ce la possiamo fare? Iscrivetevi e campanella per ricevere queste informazioni, tra l'altro offerte nello shop, cose. Codice Grax alla fine dello shop. Io vi consiglio sempre il Super Store per acquistare, perché lì c'è sta lo sconto, il codice Grax 10% di sconto. Detto questo, parlando di cose serie, perché ho questo deck impostato? Perché questo deck è il deck più forte in circolazione al momento. E chi lo dice? Lo dice Grax, la parola mia contro la vostra? No, lo dicono le statistiche di win rate. Vi ricordate il discorso che vi ho fatto sui bilanciamenti, di come la Supercell va a scegliere le carte? Tra l'altro qui c'è sta una sorta di storiella di Halloween carinissima, leggetevela. Tornando al bilanciamento, vi avevo detto che la Supercell ci aveva proposto quei 20 bilanciamenti sulle carte meno utilizzate e più utilizzate, che loro vanno a scoprire in base al win rate, di cui noi abbiamo scelto 10, che poi noi abbiamo scelto, alla fine ha scelto la Supercell leggendo un po' i feels, quindi è sempre la Supercell il burattinaio. Comunque tutto si basa sul win rate. Come facciamo a capire i deck? Ragazzoli belli, ci risponde Royale Api. Magari fosse una collaborazione, anzi spero Royale Api, se volete mettere un codice creatore Grax su Royale Api. Io sto qua. Lo utilizzo spesso sia per andare a vedere ovviamente il mio profilo, per monitorare le casse e così via. Un attimo che mi deve cercare. Ok, eccolo qui. Vi faccio vedere che il baule arriverà tra esattamente 281 bauli. Molto bene, stiamo andando alla grande. Ci sono tutte le statistiche del vostro profilo. Quante vittorie ho fatto? Anzi, quante partite in totale ho giocato? Vi devo dire, Grax, un pochino di esperienza ce l'ha, abbiamo un 55% di win rate. Per quanto riguarda la ladder più challenge, in questi anni Grax si è dato a fare per quanto riguarda Clash Royale. Tornando nella home, in realtà potevamo anche cliccare il tastino lì al centro, andate su deck e lui giornalmente vi fa vedere la percentuale di win rate dei deck. Qui avete i migliori deck, li potete copiare, è bellissimo, vi faccio vedere come funziona. Primo deck al mondo in assoluto è il deck Cavaliere Voluto Sparky. È un deck totalmente no skill, a pari merito con le Golem. Vi basta fare i trenini, caricate da dietro la Sparky, mettete il gigante Goblin fuori e sgherretti, sfondate tutto, poppa maiali per dare fastidio a tirare le Fireball. Cavaliere Voluto che può fungere da secondo tank, mini P.E.K.K.A per difese ma anche per push rapidi con appunto la Furia, Fireball eccetera. Un deck clamoroso che oggi andremo ad utilizzare. Attenzione, tra l'altro questo deck ha il 59% di win rate su tutte le partite giocate, è clamoroso. Seconda posizione, deck Golem Tornado Estrattore d'Elisir, un deck che abbiamo visto molto spesso in ladder, infatti ha un win rate del 58%. Ti devo dire, un ottimo deck. Abbiamo anche la versione con i barbari, 58,2 più o meno, è praticamente identico. Splashyard, qui ci stanno tutti i deck utilizzati, vedete il predominio del Cavaliere Voluto sui barbari. Attenzione, sotto abbiamo pure il deck con la mongolfiera e congelamento, tra l'altro forse il miglior deck al momento senza evoluzioni. Riesce a difendersi molto bene, riesce a pushare freeze mongolfiera sotto torre ed è per questo che la Supercell voleva nerfare la mongolfiera, ma poi non è stata nerfata, è stato nerfato il mastino. Sotto le reclute, a causa dell'uscita dal meta della torre bombi, le reclute sono tornate, 56,2% di win rate il deck con i maialini. Comunque ancora il mastino con i barbari evoluti 55, il domatore ancora non si vede ed è per questo che Grax si toglie i sassolini dalle scarpe. Il domatore, ragazzi, non è ancora meta. Ha ripreso un po' di percentuale con gli scheletrini, ma comunque fatica con evoluzioni del genere. Altro deck con Cimitero Re degli Scheletri senza evoluzione, né barbari né cavaliere, 54,9% di win rate. E poi regge ancora molto bene il deck e Golem con Barbari e Estrattore d'Elisir, Frecce, Strega Notturna, il deck di Neffi 54,4. Questi qua, sia questo che il primo deck, sono i deck più semplici da utilizzare per quanto riguarda questo meta. Grax ve li consiglia. Qui abbiamo, no, questo l'abbiamo già visto. Scendendo sotto,
Reglu de Lockbait. Wow, un altro deck cimitero freeze col cavaliere, simile a quello col gigante, freeze e cimitero. Primo deck domatore in posizione numero 12 con un 54% di win. Attenzione, riprende credito probabilmente con questo meta, si gioca un po' meglio e infatti spesso si trova anche il ladder. Domatore con pirotecnica Evo e Super Miner, il vecchissimo deck, quello che prima aveva un win rate allucinante. Prima volta che si vede il domatore. Ottimo, sotto Splash Yard classico, poi abbiamo il Lockbait col Cavaliere Voluto, Bridge Spam e 2.6 che ritorna nei top deck con un 50% di win rate. Vittoria sconfitta, queste percentuali comunque vi fanno sempre capire che non esiste la usciata dove fate 10 vittorie, può esistere solamente se il matchmaking lo consente. Senza un matchmaking, diciamo con un matchmaking oggettivo, non pressante, sono tutte vittorie sconfitte all'infinito. Me Activo Torre 49,3% dopo i nerf del Cavaliere Voluto, Magarciere e Torre Bombi. Una bella botta l'ha subita. 2.6 senza evoluzioni, 47% di win rate sotto al 50%. Ovviamente i deck senza evoluzioni sono questi, i migliori. Lockbait 47, 44 il deck Me Activo Torre senza il Cava Evo. Il Cavaliere Evo incide per un 5% più o meno, devastante. Fatta la carrellata dei migliori deck, Grax ve li ha consigliati, vi basta semplicemente, peccato che non ci sia l'applicazione di Royale Api, però anche dal portale web, basta che fate copy deck, vi apre direttamente Clash Royale, guardate che spettacolo, copia nel mazzo 5, posso copiarlo nel mazzo 4, io l'ho già copiato, quindi posso chiudere tranquillamente, andiamo con il deck 5 e vediamo se questo deck funziona. Ovviamente è il deck più giocato perché ha il miglior win rate, ma attenzione, servono comunque le mani, perché se non avete le mani, non conoscete i pro tips offensivi e difensivi del deck, fate comunque molta fatica. Grax prova a stupirvi, vediamo che succede. Streghetta madre dal back, Cavaliere Voluto per l'avversario, non mi dica Mir. Cioè, capito il motivo per cui diciamo che la Supercell ogni mese fa i bilanciamenti? Perché così tutti quanti sono costretti a cambiare deck. È quello che vogliono loro, belli miei. Loro vogliono assolutamente questo. Maialino che poppa, occhi armi di pecca, non ha le frecce questo deck. E quindi Grax con gli sgherri va a pulire senza credo. Mi sa che una hit mi arriva. Occhio! Perché lui lo gioca molto meglio di me. È mirror, ma devo capire bene come gestire il tutto. Sparky sulla destra. Un cavaliere già l'ho messo. Lui cavaliere sulla parte di sinistra. Vuole sbloccare probabilmente l'evocava prima di me. Però io ho la furia e lui non ha la furia. Quindi se Grax riuscisse a spingere con il Jig Goblin bello fast, ho un colpo. Ti devo dire che ho tirato una furia, ma me ne pento molto di quella furia. È vero che i goblini, lui è molto più bravo di me, lui ha il miglior deck in circolazione, ma capite bene che è molto più bravo di me a utilizzarlo, perché Grax non l'ha mai utilizzato. Tra l'altro ho pure il problema, sapete di cosa? Di fermare il mini pecca. Ok, non perdo la poppa maiali, c'è star maialino che dovrebbe deviare il colpo. Bene, sono stato fortunato. Avevo la Sparky al 13, infatti la Sparky è stata l'ultima carta che poi sono andato a maxare. Certo, se riuscissi a portare avanti questa situazione non sarebbe per niente male, ragazzi, ci ho creduto. Qui la vedo molto complessa, anche perché lui c'ha l'evocava che va sotto torre. Se metto gli sgherri, praticamente, ragazzi, sono tutti mirror. E con questo deck fai fatica pure col 2.6, perché è talmente veloce, talmente dinamico. Sbam, slappata in the face nel mirror al Grax, che va a certificare esattamente quello che vi ho appena detto. Cioè il fatto che si può utilizzare qualsiasi deck, il miglior deck in assoluto, ma se non lo sai giocare, gli schiaffi li prendi lo stesso. Fa sicuramente molto la differenza trovarsi magari in un meta dove sai giocare il deck e quel deck è appunto meta. Quello fa sicuramente la differenza. Intanto Furiella, bella tattica, voglio andare col mini pecca sotto torre. Questo è un deck con cui puoi andare a recuperare. E occhi a quella hit di mini pecca che per poco arriva. È una sorta di Golem 2.0. Carichi il trenino, se non ti riesce il trenino vai sulla lane, butti mini pecca, butti la furia. Però capite, nel mirror è sempre complicato. Next partita. Qua dovrei capire sempre quali sono le aperture giuste da fare, se bisogna partire con gli sgherri, tenersi il cavaliere magari difensivo.
Ed ecco che ti torna il Monaco in vista di questo utilizzo ingente di Sparky. Però noi abbiamo un bel mini Pekka che può fare male. E ovviamente la Sparky non bisogna metterla sul Monaco, quello è poco ma sicuro. Comunque, tira le frecce e a noi questo va più che bene. Strega Madre che può andare a togliere Fenice, eccetera. Quello va giù molto bene. Grossa giocata di Grax. Che vi devo dire. Forse no, ho fatto bene a non tirare la furia, probabilmente sì. Ma io vado con un gigante goblin davanti, perché il gigante goblin tira quelle lance molto tattiche. Posso tirare una furia e secondo me quello comunque fa una marea di danni. È un deck tanto forte, ragazzi. Altro maialino. Torre. È tanto tanto forte. Sono sincero, è veramente tanto tanto forte. Non dovete fare chissà quante cose. È super meta col Cavaliere Voluto, perché comunque, ripeto, il Cavaliere Voluto è un'ottima carta, nonostante il nerf viene giocato molto bene. Ti tanca perché la sua forza è appunto lo shield. Vado con la Scintilla questa volta, occhio, perché il Gran Cavaliere, questo è il counter di questo deck. E comunque lui ha subito un bel po' di danni. Occhio al Monaco, che qui potrebbe darmi degli ingenti problemi. Però se io mettessi, esatto, questo arriva un altro colpo. Penso quasi di sì. Però intanto il Monaco deve andare. Avrei preferito andasse giù. Ci metto il Jig Goblin per tankare un minimo. Vabbè, qualche danno lo subiamo. Però comunque il Jig Goblin andrà sotto torre. Lui ha Monaco, frecce. Cioè, diciamo che di danni ce ne fa discreti. Qui non vado ad utilizzare la furia. Dobbiamo cercare di difendere. Quello è l'obiettivo. Togli subito. Beh, avrei fatto comunque una marea di danni, eh. Però siamo lì. La Sparky la butterò. Invece la Sparky deve andare a destra. Attenzione. Qua ci vado pure dei mini Pekka. Bello preciso. Tiragli la bella botta. Sparky! Bene. Ottimo. La difesa c'è stata. La strega Mother non deve andare giù. Ragazzi, finita la pacchia. Fine di tutto. Ciaone. È stato bello. Furia. Tanti saluti. Dai, con l'evocava che è infuriato, regà. Ma com'è? Ma come può esistere un deck del genere? Come possono fare cose di questo tipo i signori di Clash Royale? Lui ce l'ha tornato, occhio, ma comunque gli ho praticamente spaccato. È un'ottima tornata quella, ma è un'ottima Sparky che c'è un target. Io non conosco, ragazzi, Pro Tips, nulla di questo deck. Attenzione, io non so niente. Sono un classico scappato di casa, Cacopiatore deck l'ha messo. Ci sono due deck forti, e Golem e questo deck dove la skill è poca. Andiamoci a divertire, vediamo che succede. Apertura con Cavaliere. Questo ci piace. Ok, Zappino con cui potrei farmi attivare torre. Col 2.6, ragazzi, quante volte becco il Monaco? Io lo voglio sentire da voi, lo voglio sapere, lo voglio sapere. Sparky sulla parte di destra, tutti dicono wow, perché giustamente non c'è chissà quale skill nell'andare a fare queste giocate. Io riesco a togliere il domatore e riesco a partire sulla parte di destra. Monaco che va in ability, secondo me qua non tantissimo senso questa giocata. Tiro la furia adesso e prendo la Sparky, anche se mi zappa. Goblino. Sparky su torre che fa 1, che fa 2, che io riesco a attivarmi pure torre. Capite perché dico che contro la Sparky sono counter, ma comunque fatico un botto a difendere la Sparky e io non lo so giocare, eh. Attenzione, ci terrei a dire che io questo deck non lo so assolutamente giocare. Mini Pekka che deve essere difeso. Non so che cosa andrà ad utilizzare. Probabilmente il Monaco. Cioè lui va con Domatore e Monaco. Roba veramente assurda. Ci metto degli sgherretti. Potrei anche tirare la Fireball. Sono sincero, così da evitare la Sparky. Lui va in Ability e quindi la Sparky adesso la vado a mettere. Con cui potrò andare a togliere il suo Domatore in ripartenza. Non so se metterà la pirotecnica, intanto colpettino che non entra, ma non va bene. Io c'ho un'evocava che non è che ti fa male, ti massacra. Vado a mettere, no, prima Fireball, bello preciso. E sai che ti dico? Jig Goblin sulla parte di destra. A noi questo piace. Vai Sparky con il colpo su. Cioè lui può pure andare in ab. Potevo gestirla meglio, eh. Potevo sicuramente gestirla meglio.
Ma a noi va bene, c'ho gli sgherri. Se metter domatore c'ho il mini pecca. Potrei mettere pure un'altra sparchia, perché giustamente lui non ha il monaco. Pirotecnica non è assolutamente... Invece il monaco ce l'ha, occhio. Mini pecca, perché qui mi ha preso torre. Peccato. No, non ma... Scusate, perché la sparchi non ha fatto arrivare il colpo sulla... Non ne ho idea. Attenzione al domatore che... va bene, ci può stare. Ci può stare. Occhio, perché lui ha giocato bene qua, eh. Io potrei andare comunque con un gigante goblin leggermente trasversale. I maialini vanno sulla torre e sono deck. Occhio alla strega mother. Ok, me la sto un po' rischiando, perché lui, ripeto, è counter con il monaco. Devo giocarlo un pochino più safe. Attenzione. Sparchi sulla destra, vediamo di prendere danni troppo ingenti dal domatore. E poi dopo la sparchi me la ritrovo sulla centrale, lui deve per forza difenderla. Monaco a sinistra. Basta che la sparchi, diciamo che non si gira, perché se si gira e c'è l'abilità, vi saluto e vi ringrazio. Metter mini pecca e ci sfonda la vita. Mini pecca che fa il suo, va contro la torre bombi. Se tira una hit si gode. Io qui vado con un'altra sparchi, e sparchi che toglie i goblini. A noi questo va molto bene. Si va con la furia. Dagli de furia. Dagli de furia. Dagli de furia. Dagli de furia. No, ma è un qualcosa, ragazzi, di... Cioè, io sto seduto sulla sedia, guardo la partita, voglio vedere se riesco a scavallare. Sarebbe clamoroso. Non so sicuro di riuscirci. Ci mancano due partite. Proviamo. So che vi piacciono i video lunghi, e quindi... Aia. Questo potrebbe essere un problema. Questo potrebbe essere un problema. Scintilla. Non ho l'evocava per filtrare i danni. Se perdo, ragazzi, mi fermo e poi dopo lo farò con calma. Se vinco, proviamo il match point. Lui non so se andrà a mettere... Non l'ho capita questa cosa, sono sincero. Scusate. Evocava che prende il colpo. Metto lui. Evocava che non evocava. Però guarda quella sparchi che valore. Guarda quella sparchi che valore. Mamma mia. Incredibile. Intanto togli subito il gigantone goblin. E a noi questo piace. Evitiamo di prendere la zappata. E se lui ha della roba un po' mistica. Mini pecca che deve andare a tirare una hit sulla torre. Pirotecnica che scende. E hit. Mamma mia. Se entrava quella hit, ragazzi. Se entrava quella hit. Attivami torre. Ok, bello preciso, va giù e siamo contenti. Certo, ho pagato 3, potevo mettere pure la strega madre. Però, nel dubbio, hit sulla torre, 2227, c'ho la sparchi. Lui non ha quindi l'evocava, ma c'ha la pirotecnica. Nel dubbio sparchi, sulla destra, ok. Non siamo nel per 2, però io potrei far passare il prince sulla destra in questo modo. Ma la sparchi non fa il lavoro che vorrei. Ma comunque vado col gigantone goblin. Se riesco a sbloccare la furia, posso provare a dargli dei problemi. Deve andare giù lui. Tira hit. Raga, ma di che vogliamo parlare? Ma che cosa vi sto facendo vedere? Ma che cos'è questo deck? E tra l'altro è stato molto forte pure nella precedente season. Incredibile, c'ho strega madre e la vado ad utilizzare. Ok, lui c'ha il mini pecca, non è un problema. Tengo tutto da questa parte e potrei pure tirare la fireball. Quasi quasi la tiriamo, in modo tale che ciaone mini pecca, evoco maialeni. Let's go, andiamo contro lo stregone. Non ci stanno problems. Scintilletta dall'altra parte. Bene, e io qui penso di portarla a casa, credo, senza problemi, salvo imprevisti, perché tutto può ovviamente succedere. Posso mettere intanto altro maialino, che schifo non fa. Gigantone goblin davanti, mi prendo il primo colpo bello preciso, vado con la furia come piace a noi. Ha tirato un ottimo mago zap, ma io dovrei andare semplicemente a difendere e non ho nessun tipo di problema. Proviamo il match point, vediamo che succede. Non assicuro nulla, lui mi fa la lama, bello mio, io te faccio un po' di pulizia. Last match. Il Grax è qui per scavallare con un deck che non so utilizzare, ma che comunque ha il 60% di win rate, perché è molto semplice sbagliare la difesa contro. Io qui vado ovviamente di furia
Ciao belli, grossa pulizia per noi. Potrei partire con la Sparky, ma non so che tipo di deck possa avere. Se c'è il Rocket, Lockbait, è un po'... Vi devo dire, io provo il Tower Trade. Vi devo dire, questo matchup Mirror con goblini che danno fastidio, provo il Tower Trade. Ah, questo è un problema. Questo è banalmente un greve problema. Subito. Ah no, mi ha tolto il mini pecca. Mi ha tolto il mini pecca. Intanto la Sparky tira una hit. Ma quanto mi è costata quella crostata? Perché questi vanno giù. Mi ha tolto il mini pecca, ragazzi. Ho messo il cavaliere troppo in ritardo. Scusate, questo è un errore di Grax. Pollo Grax. Perché potevo gestirla molto meglio e non mi sono accorto della Sparky. Allora, qua per forza di cose devo fare entrare danni. Per forza di cose bisogna fare entrare danni. Lui spreca 3, non è un qualcosa che poi avrà contro la mia Sparky. Serve un po' un miracolo, eh. Fireball qui. Ok. E lì si dovrebbero scambiare i colpi? Purtroppo no. Purtroppo no. E non potevo difendere con niente. È quello il grande problema. Io non so se lui andrà con un altro gigante elettrico. Ce l'ha secondo voi l'Elisir? Stavolta ovviamente non posso permettermi di prendere il colpo della Sparky. Qua si va con un maialino. Ma è arrivato il colpo, però ci proviamo comunque. Ah, no bueno, no bueno assolutamente. Intanto comunque maialini. Ci si prova, buonissima quella fireball. Peccato ragazzi, vabbè, parliamo dei match point. Quindi c'è da aspettarsi una roba del genere. Qui ho una bella Sparky da poter utilizzare. Il mini pecca non dovrebbe darci problemi. Si va a tirare una furiella e stiamo tranquilli. Come posso riuscire a vincere un match del genere se non con una roba di questo tipo? Più fireball, ti prego, passa, bello mio, passa. Attenzione! Vi devo dire, intanto tolgo la Sparky, arriva la hit, 18 secondi, non so come posso andare a torre e sono sincero, secondo me era fattibile, era sicuramente fattibile. Il mini pecca non riesce a connettere. Peccato ragazzi, anche qui con la furia potevo gestirla meglio. Va bene, raga, io ho fatto vedere un deck che non so utilizzare. Abbiamo provato a fare il match point. Mi fermo qua perché altrimenti, raga, me ne invito di 30 minuti. E poi sicuramente il match point ce lo fa riperdere. Allunghiamo solamente il brodo. Vi ricordo, Royal Api, ve lo metto in descrizione se volete dare un'occhiata ai deck più utilizzati. Il Cavaliere Voluto, secondo me, subirà un altro nerf. Non mi venite a dire che sono di parte, ma essenzialmente l'evoluzione ancora più utilizzata. Like, iscrivetevi e campanella per la trasparenza di Grax. Codice Grax alla fine dello shop. Super Sastore in descrizione. Un bacio, ciao belli, ciao ciao.